Stavo incollando le figurine sul mio album Artonauta, affascinante. Questa edizione racconta una storia veramente accaduta, quella dei cosiddetti Monuments Men, ovvero un gruppo di veri e propri eroi che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno avuto il compito di portare a termine una missione particolare, non quella di combattere, ma quella di salvare opere d'arte. Ma non voglio fare spoiler, a tal proposito vi consiglio di vedere un bel film dedicato proprio a questi uomini. Ad ogni modo la mia attenzione si è soffermata sulla pagina de photo, che in francese significa belve. Proprio così. Vediamo quali sono le caratteristiche principali di questo movimento per realizzare un nostro elaborato in stile Fauve. Osserviamo questo dipinto di André Laurent, L'Estac, un quartiere di Marsiglia che ispirò molti pittori francesi come Cézanne, Renoir, Braque. Un critico francese di nome Louis Vossel, osservando quadri come questo, privi di sfumature e chiaroscuro, con colori primari accostati a quelli secondari e privi di profondità prospettica, definì in maniera spregiativa questi pittori appunto bestie feroci o selvaggi. In realtà c'è poco di selvaggi in loro. Questo quadro di Henri Matisse ci ricorda gli effetti decorativi dei disegni infantili. Eppure l'artista studiò gli schemi cromatici dei tappeti orientali, sviluppando uno stile che ha esercitato una grande influenza sul disegno moderno. Il gioco del disegno dei parati e del tessuto della tovaglia, con gli oggetti disposti sulla tavola, è il motivo essenziale del quadro. Anche la figura umana e il paesaggio visto attraverso la finestra sono diventati parti di questo schema, così come la semplificazione dei contorni e perfino la distorsione delle forme della donna e degli alberi sono effetti indispensabili per il loro inserimento tra i fiori della tappezzeria. Infatti l'artista definì il dipinto un'armonia in rosso. Uno dei protagonisti che mi piace particolarmente di questo movimento è Maurice de Vlaminck, forse perché subì l'influenza di Van Gogh, il mio artista preferito. Maurice de Vlaminck, infatti, prese da Van Gogh l'uso dei colori primari stesi con pennellate dense. De Vlaminck trasferì sulla tela emozioni violente e aggressive, rinunciando completamente ai mezzi toni, alle velature e ai chiaroscuri, spremendo direttamente il colore sulla tela per aumentare l'immediatezza espressiva. Facendo una sintesi, potremmo dire che le caratteristiche pittoriche di questo movimento sono semplificazione delle forme, abolizione della prospettiva, abolizione del chiaroscuro, uso di colori primari e secondari accostati tra loro, uso di una linea di contorno marcata, colori vivaci e naturali. Adesso siamo pronti per creare la nostra opera Fauve, ma non dobbiamo copiare o imitare un artista, piuttosto usare queste conoscenze in modo originale per esprimere i nostri sentimenti. Quindi organizziamoci, prendiamo una fotografia che ci piace particolarmente, scegliamo con quale tecnica eseguire il lavoro, io lo farò con dei pennarelli di tombo, e mettiamoci all'opera. Ho scelto di riprodurre un panorama che ho fotografato durante la mia ultima vacanza, il lungo fiume di Lubiana. Un'immagine che suscita in me forti emozioni, proprio perché mi stavo divertendo e mi sentivo libero e felice di stare in quel luogo ed ammirare i battelli sul fiume al tramonto. Quindi un'immagine dà un forte impatto emotivo su di me. Adesso il mio compito è trasferire le emozioni che provavo in quel preciso momento. Lo farò attraverso l'uso libero della linea e delle forme che non devono ricalcare esattamente la realtà, ma il mio modo di percepirla. Anch'io, come gli artisti Fauve, farò un uso vivace e libero del colore.
Incomincio ridimensionando l'immagine in modo tale da togliere gran parte del terreno che vedete nella parte inferiore a destra, poiché è un'azione piatta, monotona, e il colore andrebbe ad appesantire troppo quest'area. Taglio la fotografia in maniera tale da rispettare la regola compositiva dei 3/3 per rendere il tutto più equilibrato. Con l'orizzonte immaginario sul terzo inferiore, il battello sul terzo sinistro e i palazzi sullo sfondo sul terzo destro. Userò queste stesse linee come guide per la riproduzione del disegno. Quindi le riporto sul foglio e inizio a disegnare senza preoccuparmi troppo dei dettagli. Con la gomma pane alleggerisco le linee del disegno. Faccio alcune prove colore per scegliere le tonalità che corrispondono allo stato d'animo che voglio descrivere, ma non userò colori particolarmente aggressivi, piuttosto seguirò il flusso creativo e mi lascerò guidare dall'istinto. Ovviamente l'ideale sarebbe dipingere o disegnare dal vivo per riuscire a catturare l'emozione dell'istante. Spero che questa mini lezione sia stata utile. Divertitevi e create dei capolavori stile foto.